Ciao a tutti e benvenuti in questo 12° giorno di Vlogmas. Qualche settimana scorsa vi ho chiesto se vi interessava una sorta di video menu per la vigilia di Natale. Comunque troverete tutto scritto su un post linkato qui sotto sul mio blog, che si chiama Postmas. È giusto continuare le tradizioni, vabbè, una cosa del genere. Vi metto direttamente il link al post. Io adesso mi sono salvata quello che avevo scritto in quel video, in quel posto. Sono tre primi e tre secondi, o per pranzo o per cena, sotto i 5 euro. Io ho trovato prodotti, ho messo per lo più prodotti Conad, perché sono prodotti che io mi ci trovo abbastanza bene e le porzioni sono per due, quindi diciamo sono sotto i 5 euro, ma le porzioni sono da due. Quindi fate un po' i calcoli. Comunque, ci sta anche. Allora, come prima opzione ho messo penne contorno, zucchine e besciamella. Ho messo penne Conad che stanno 69 centesimi, un pacco da mezzo chilo. E due porzioni sarebbero intorno ai 966. Quindi ho messo più o meno 80 grammi, 83 grammi a persona, più o meno, e costa 11 centesimi. Tonno Conad 160 grammi per 2 a 3,49 euro. Io ho messo una scatoletta, quindi dividiamo il prezzo a metà, 1,74 euro. Zucchine le ho trovate a 1,56 al chilo, quindi su internet, quindi su, di preciso non so quanto stanno, quindi potrebbe questo pasto lievitare un pochino. Quindi prendete tutti questi ingredienti e i prezzi con le pinze. Ho messo circa 200 grammi a 31 centesimi, e la besciamella ho preso quella da mezzo chilo, quella chef, diciamo, 2,59 euro. Ho messo 100 ml, che equivale a 51 centesimi, per un totale di questo piatto di 2,67 euro. Quindi potrebbe lievitare un pochino per il fatto delle zucchine. Quindi il secondo ho fatto molto semplice, molto basico, perché insalata di ceci. Ho messo ceci Conad 300 grammi per 3, la confezione da 3, a 1,49 euro. Ho messo 150 grammi, che equivale a 74 centesimi. Pomodorini a 2,98 al chilo, ho messo 200 grammi, 59 centesimi. Quando sentite verdura fresca come pomodorini, come zucchine e tante altre cose, prendete i pezzi con le pinze. Anche qui ho messo zucchine grigliate 1,56 al chilo, ho messo 100 grammi, 15 centesimi, per un totale di 1,48 euro. E tra il primo e il secondo abbiamo speso 4,15 euro, solo per due, ripeto, solo per due persone. Seconda proposta, spaghetti con il sugo di tonno. Io ho sempre preso Conad a 69 centesimi per mezzo chilo, ho messo 166, 11 centesimi, stesso prezzo di sopra. Tonno Conad, sempre quello da 160 grammi per 2, 3,49 euro, 160 grammi, 1,74 euro. Ovviamente dopo io qua ho fatto alcune cose proporzionali a quelle precedenti, nel senso che ho preso il tonno, che comunque qui si ripete molto spesso, 3 volte, quindi si dovrà comprare due confezioni di tonno da 160 grammi per due, quindi sarebbero 6 lattine. Quindi comunque andate a spendere su una spesa totale un botto, ma se vai a paragonare a quello che hai mangiato,
costa di meno. Vabbè, qua ho detto 160 grammi per 2, 3,49 euro, 160 grammi uguale a 1,74 euro. Passata di pomodoro Conat 700 grammi a 89 centesimi, ho messo 100 grammi uguale a 12 centesimi per un totale di 1,97 euro. Per il secondo ho messo un'insalata di tonno, fagioli e verdure grigliate. Anche qui verdure grigliate, io ho messo il prezzo di quelle surgelate, ma volendo si potrebbe fare anche a casa, quindi vedete voi se trovate quelle fresche che non costano tanto. Io ho messo 150 grammi, quindi fate un po' voi. Comunque sono tutti prodotti che comunque tutti abbiamo in casa, quindi la spesa è irrisoria. Siamo qua al tonno con 160 grammi per 2, perché comunque 160 grammi, calcolate che lo mangia solo mio zio, che è il triplo di me, quindi gli passa. A me 160 grammi sono troppi. 160 grammi per 2 a 3,49, 160 grammi 1,74 euro. Fagioli brulotti 400 grammi per 3 scatolette a 1,96 euro. Ho messo 200 grammi, questo non mi ricordo se era Valfrutta o Conad, penso Conad, a 0,32 centesimi, 200 grammi non mi ricordo se l'ho detto. Verdure grigliate 450 grammi a 2,39 euro, ho messo 150 grammi per un totale di 79 centesimi, per un totale di 2,80 euro. Tra il primo e il secondo abbiamo speso 4,82 euro. Terza opzione, quella forse un po' più festaiola, diciamo, più che altro per il pranzo, almeno per il primo. Fettuccine secche con piselli, funghi e besciamella. Ho messo fettuccine secche 250 grammi a 99 centesimi, ho messo tutta la porzione perché noi, quelle da mezzo chilo, diciamo come mio zio che è abbastanza cicciotto, non avanza niente, quindi potrete anche mettere un po' di meno, poi vedete voi. Ho messo tutto il pacchetto 99 centesimi. Piselli finissimi Conad surgelati 1 kg 2,49, ho messo 200 grammi a 0,49. Funghi Conad surgelati 1 kg per 4,49 euro, ho messo 200 grammi a 89 centesimi. Volendo si potrebbe comprare quelli secchi, diciamo freschi non surgelati, che potrebbero costare un po' di meno. Ci ho pensato dopo, però dopo diciamo io metto questa opzione, però dopo la gente fa come vuole, come il gusto che preferisce. Ho messo 200 grammi 0,89 e besciamella, che ho ripreso quello di prima, 200 mezzo chilo per 2,59. Ho messo anche qui 100 ml 0,51 per un totale di 2,88 euro. Come secondo ho messo un'insalata di legumi, ovvero ceci Conat 300 grammi per 3, la confezione da 3. Ho messo 1,50, ho messo 150 grammi a 74 centesimi, fagioli borlotti 400 il pacchetto da 3. A 1,96 200 grammi, ho messo 32 centesimi. Pomodorini 2,99 al chilo, 200 grammi a 59 centesimi, per un totale di 1,65. Anche qui ripeto sempre i pomodorini, le zucchine, tutta roba, verdure grigliate. Cioè, io ho messo quelle verdure grigliate, ma voi potete mettere tranquillamente quelle fatte in casa da voi, e poter risparmiare, perché non so quanto si potrebbe risparmiare tra surgelato e comprato fresco. Quindi prendete i prezzi della verdura fresca con le pinze. 200 grammi 59 euro, un totale di 1,65 euro, il totale tra il primo e il secondo 4,53 euro. L'anno scorso ho visto che alcune cose costavano di più, tipo la pasta. Quindi mi sono venuti prezzi un po' più bassi, però nel senso, può essere che ho fatto qualche altra, ho fatto sicuramente altri tipi di abbinamento. Ad esempio quest'anno ho messo la besciamella, ho messo più ceci, ho messo verdura fresca,
quindi la cosa cambia. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato delle idee per cosa fare il giorno della vigilia di Natale. Noi ci vediamo domani con un altro video vlog. Ciao!